Ciao, benvenuto in questo video. Come promesso, continuerò il videocorso di Twinmotion in modo particolare, mostrandovi dei trucchetti che ci agevolano la realizzazione del nostro ambiente. Proprio per questo motivo, oggi andrò a modificare un file che è stato già realizzato da un altro ragazzo che ha seguito già il corso, che nei giorni precedenti mi ha chiesto una mano per poterlo migliorare, proprio perché non si sentiva soddisfatto. Così mi è venuta l'idea di fare un video mentre faccio tutte queste modifiche, in modo tale da potervi mostrare come si può effettivamente modificare e migliorare un ambiente. Ovviamente non aspettatevi il render del secolo perché non avendo molto tempo, sarò molto veloce, quindi penso che ci impiegherò una mezz'oretta, un'oretta massimo, per poter appunto realizzare questo nuovo progetto, esportarlo e mandarglielo. Ma senza perderci in chiacchiere, ci trasportiamo subito sul computer. Questo è il render che mi aveva mandato e appunto mi chiedeva come poterlo migliorare e rendere più appetibile. Il file appunto è questo qua. Come si può vedere, è già stato preimpostato, quindi è stato già importato se non sbaglio da ARCHICAD, quindi dovrò lavorare con l'oggetto già presente, non potrò andare a migliorarlo eccessivamente proprio perché mi manca il progetto di base. Ma andiamo a vedere cosa è possibile fare. Quindi per prima cosa pulisco tutto ciò che noto che non ci sta bene o comunque che è fuori luogo. Ok, semplicemente ho eliminato un po' tutto anche perché non penso che molti degli oggetti che erano stati inseriti erano stati pensati o comunque ragionati per questo ambiente. Manterrò la struttura perché è stata la richiesta che mi ha fatto il ragazzo e andrò a migliorare tutto il resto in meno tempo possibile per poter appunto esportare un render decente. Quindi inizio subito dal terreno e dall'ambiente.
Ok, l'esterno è stato fatto, l'ho solo leggermente nascosto, ma è rappresentato dagli alberi, le piante d'ingresso e questo, diciamo, pietrisco lungo il corso di percorrenza. Questi piccoli dettagli poi andrò a sistemarli. Intanto vado a vedere all'interno cosa posso mettere. Come potete vedere qua negli angoli c'è qualche problema di non so che tipo nel modello e non riesce bene a prendere gli angoli, quindi io posso provare in diversi modi, ma non sono sicuro di riuscirci.
Meno male, ho sistemato quasi tutto. Ora vado a controllare i parametri, diciamo, ambientali, perché sto notando che ci sono alcuni parametri che non vanno bene. Comunque, modifico quei parametri e vado poi ad inserire tutti i personaggi. Bene, anche questi parametri sono stati sistemati, ora vado a sistemare qualche piccolo errore, tipo qualche pianta che non è al suo posto, e andrò poi a completare l'inserimento delle persone, eventualmente delle luci, così da fare anche una vista notturna e possiamo procedere con il render e eventualmente anche il video.
Ok, andiamo ad esportare tutto. Prima salvo, ovviamente. E vediamo cosa esce. Bene, i render sono stati esportati, come anche il video. Andiamo a vedere le differenze. Questo qua era quello da cui partivamo. Questo è il video, mentre questi altri sono tutti i render che abbiamo esportato. Quindi andiamo effettivamente a vedere quale differenza c'è. Questo era il render base, quindi quello che ci ha mandato il ragazzo appunto per farci vedere cosa ha combinato lui. Questa vista io non l'ho fatta esattamente così, come anche tutto ciò che c'è dentro, ma andiamo effettivamente a vedere cosa abbiamo realizzato. Quindi partiamo con le immagini. Questa è una vista notturna, questa è la vista diurna, quella che ci interessa. E si può vedere il grado di definizione, quindi anche la qualità che abbiamo qui rispetto all'altro. Anche in questo caso vediamo una qualità molto differente. E anche in questo caso perché ho fatto qualcosa in più, ovvero un piccolo ingresso. Cosa ci è voluto dal trasformare questo in questo? È in realtà una mezz'oretta. Anche perché sono partito da zero e ho dovuto rifare completamente tutto. Inoltre avevo un grosso problema, ovvero il fatto di avere già un modello predefinito, quindi già realizzato e importato su Twinmotion. Infatti, si è visto nel video che ho eliminato praticamente tutto tranne il modello che era già preparato. E quindi che mi ha portato a realizzare tutto il resto. Non potendolo modificare, diciamo che mi sono adattato in una via di mezzo, quindi poteva essere tranquillamente migliorato il tutto. Inoltre, questo è possibile ulteriormente modificarlo, basta, diciamo, dedicarci un altro po' di tempo al software e anche a una post-produzione, come ad esempio anche Photoshop. Bene, i render sono stati completati, il video anche. Da quando ho iniziato a registrare il video sono passati circa 45 minuti, tra le pause, tra l'esportazione, una cosa e un'altra. Quindi penso che tutto sommato per la modellazione non ci ho speso più di mezz'ora. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, metti un mi piace e se vuoi condividi anche il video. Ciao!